Presente. Lo scopo, i motivi, perché ne sono due, di questo incontro. Il primo è approfondire la conoscenza di questo condottiero, Giacomo Cardona. Noi ovviamente come Collesi lo leghiamo ad una tradizione, altri eventualmente hanno altri approfondimenti, altre notizie e quindi approfondiremo ancora una volta la vita, la storia di questo personaggio, la sua personalità. L'altro motivo è legato alla sottoscrizione, alla manifestazione di interesse per la sottoscrizione di un protocollo d'intesa fra i tre comuni che rappresentano la nascita, la vita e la morte di Giacomo Cardona. Quindi Castel del Giudice, la nascita, Pacentro, se mi permettete, la vita, perché ha una testimonianza di vita, e poi la morte. Avvenuta qui a Colle San Vito. Questi tre comuni idealmente rappresentano questo personaggio e oggi si sottoscriverà un protocollo d'intesa per la costituzione di un gemellaggio. Allora, innanzitutto il saluto del sindaco di Colle San Vito. Prego, sindaco. Penso che si senta. Innanzitutto, buongiorno, grazie per essere qui presenti. Il mio ringraziamento va al sindaco di Castel del Giudice, il dottor Lino Nicola Gentile, al vice sindaco di Pacentro, Franco Pennelli. Ringrazio l'ingegnere Del Grosso, ringrazio Igor Mascia per l'impegno che ha profuso affinché questo evento si potesse realizzare. Ringrazio Grazina Maselli per tutto ciò che sta facendo per quanto riguarda la rappresentazione storica, un impegno importante e faticoso. Ringrazio i cittadini di Colle che gratuitamente partecipano sotto il sole. Abbiamo fatto giornate intense di prova con questo caldo e vi posso garantire che non è una cosa piacevole. Ringrazio Don Sergio per la presenza e per la vicinanza che ci sta dimostrando, nonostante sia stato nominato parroco della nostra comunità da circa un mese, però l'impegno già è grande e non avevamo dubbi su questo, in quanto siamo coetanei, vicini, siamo cresciuti nello stesso ambiente e quindi il mio ringraziamento va a tutte queste persone. Se dimentico qualcuno me ne dispiaccio, poi magari quando rivedrò il video avremo modo di ringraziare se avessi dovuto dimenticare qualcuno. Perché questo evento? Questo è un evento finanziato dalla Regione Campania, è un POC 2014-2020, dove ci sono cinque comuni che hanno aderito a questa iniziativa e il nostro comune ha pensato di utilizzare questi fondi, e tanto per essere chiaro, perché le voci che girano, circolano, sono sempre brutte, quindi questa è la sede opportuna per far capire a tutti, noi abbiamo percepito 15.000 euro per realizzare questo evento. 1.500 euro devono essere dati al tecnico ingegnere che ha presentato questo progetto che comprende vari comuni, il 10% della somma. Quindi noi dovremmo contribuire per 1.500 euro e le altre somme il comune ce le metterà con i soldi di cassa, perché ovviamente, evidentemente, non erano sufficienti questi fondi affinché la manifestazione si potesse realizzare. I costi sono trasparenti e chiari, abbiamo un computo metrico, abbiamo
i costi per i cavalli, i costi per il service che ci seguirà in queste 2 giornate, i costi per i gruppi musicali che si esibiranno in queste serate. La cosa che dispiace a tutti quanti noi è sempre la cattiveria, anche quando si fanno eventi che non hanno una finalità politica, e politicizzare queste cose è una cosa poco piacevole per gli amministratori che si impegnano a fare questo, perché noi con questi fondi potevamo far venire semplicemente un cantante e avevamo risolto tutti quanti i problemi. Invece problemi di logistica, problemi di vestito, problemi di vestiti, problemi generali, però io penso che una rievocazione che riguarda la nostra storia e riguarda la storia di tutti e 3 i comuni, come ha accennato l'ingegnere, cioè qui parliamo di un periodo storico importante, e la cosa che a me ha colpito, io non sono colto come molte persone qui presenti, perché i miei studi sono studi più scientifici, in quanto io faccio lo strumentista di sala operatoria, non è un parolone, è un infermiere che ha una specializzazione in strumentazione. La cosa che mi ha colpito è che noi vediamo questo personaggio da varie prospettive, così come è la vita. Per noi Caldora era un invasore. Per il comune di Pacentro e per il comune di Castel del Giudice non era così. Era una figura importante, era un nobile, condottiero, veniva da una famiglia nobile ed era un capitano di ventura. Per loro era un esempio e ha sempre difeso le proprie mura. Tra le varie cose che ho letto in maniera superficiale, lui ha fatto fortificare le mura di Castel di Pacentro, a difesa degli invasori. Noi lo abbiamo visto come un invasore, noi abbiamo visto questa morte del Caldora come una liberazione, e quindi i nostri cittadini, i nostri antenati hanno pensato di ringraziare la Madonna, perché lo hanno visto come un segno divino, hanno immaginato che questa morte fosse dovuta all'intervento della Madonna che ha protetto la nostra comunità. Quindi, come voi vedete, se noi ci spostiamo un poco e guardiamo una cosa da un'altra prospettiva, abbiamo una visione diversa. Sicuramente, tra tutte queste visioni, la verità sta nel mezzo. Probabilmente non era un invasore, probabilmente non era così nobile, però la storia ci indica che nel 1369, più o meno, 1400, insomma, quando si sono verificati questi eventi, le abitudini erano così: conquistare. D'altronde noi veniamo dai romani, i romani hanno conquistato il mondo, i romani hanno portato la civiltà, però i popoli che subivano l'invasione li vedevano appunto come invasori. I romani invece, la loro idea, oltre che all'espansione territoriale, era l'idea di civilizzare, così come l'abbiamo subita noi dagli egiziani, e la storia che si ripete. Un altro esempio che noi dovremmo prendere da questi eventi è l'unione di queste comunità, perché queste comunità facevano gruppo, facevano scudo. Domani, oggi pomeriggio, si potrà vedere come tutta la cittadinanza era raccolta intorno alla famiglia della Leonessa e aspettavano, ansiosi nel sapere quali erano le decisioni che la famiglia della Leonessa doveva prendere rispetto a questo invasore che doveva venire, insomma, da Circello, che era arrivato a Circello. L'unità, la comunità, l'unione, l'unione. Io non voglio fare una disquisizione politica, però voglio solo lanciare un messaggio. Quando finisce la campagna elettorale, in qualsiasi luogo, comunità, paese, piccolo, città, noi siamo rappresentati dall'amministratore che democraticamente è stato eletto, e quindi dobbiamo aspettare che finisca il percorso amministrativo e poi così democraticamente possiamo decidere di individuare altre persone. Che cosa voglio dire? Che la cattiveria, che
La demagogia e la speculazione politica lasciano il tempo che trovano. Questo è un limite di tutte le comunità. Fidatevi dei vostri amministratori, avete gli strumenti necessari per poterli cambiare o sostituire se alla fine del loro mandato non hanno rispettato le vostre aspettative. Io concludo, non mi voglio dilungare più di tanto, ma era doveroso fare questo appunto, ecco, ai miei cittadini. Vi invito ad essere più sereni, più tranquilli e più uniti. La cattiveria non porta mai a nulla. L'unità, l'unione e la comprensione, io penso che sia la soluzione in tutte le questioni, sia politiche, sia familiari e che sociali. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al moderatore e vi auguro che questa convention sia per voi istruttiva, interessante e piacevole. Alla fine di questa riunione stamattina noi firmeremo questo protocollo di intesa con gli altri due comuni e io spero che questo sia solo l'inizio di una collaborazione e che non riguardi solamente il Caldora, ma abbia una prospettiva più ampia, a più ampio raggio, perché noi praticamente viviamo nello stesso territorio morfologicamente, le tradizioni sono molto simili e la cosa importante, visto come sta andando la società, è l'unione dei comuni e l'interagire insieme, sempre logicamente mantenendo la propria identità. Speculare sul campanilismo è una cosa limitante e molte volte è distruttiva per il futuro delle nostre comunità. Io vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto. Grazie Sindaco. Continuando la sua riflessione, evidentemente in quel momento ci siamo trovati dalla parte sbagliata. Mi riferisco ai della Leonessa. Allora, il vice sindaco di Pacentro, Franco Pennelli. Prego. Può parlare anche da qui, è una questione di... Buongiorno a tutti, ringrazio il sindaco di Colle Sannita per l'ospitalità e l'accoglienza e porto un saluto da tutta l'amministrazione comunale di Pacentro e un saluto più grande viene dal nostro castello Caldora che ci tiene legati al condottiere Giacomo Caldora, capito? Frammenti di storia, seppur da punti di vista diversi, come lei già ha detto. 15 anni fa ci fu già un primo approccio con le scuole medie, con la media di Colle Sannita, scuola media di Pacentro, e il gemellaggio aveva come tema Giacomo Caldora, tra fede, tradizione e storia. Oggi, a distanza di anni, riprendiamo quest'unione con un protocollo d'intesa, sperando in un futuro collaborativo, come lei ha detto, di scambi culturali, scambi di idee e per il bene delle tre comunità e dell'Unione. Grazie a voi tutti, questo è il nostro saluto, e un saluto di nuovo da tutta la cittadinanza di Pacentro, un saluto a tutta la cittadinanza di Colle Sannita, a Castel del Giudice e grazie a tutti. Con Pacentro siamo uniti anche da qualche altra cosa. Loro, se non mi sbaglio, vivono in un territorio, in una comunità montana, che è la comunità montana Peligna, no? E quindi siamo vicini anche da quest'altro punto di vista, cioè in epoca preromana. Allora il sindaco Lino Nicola Gentile, prego. Grazie, grazie. In primis il saluto sia mia personale che della comunità che rappresento. Ringrazio
averci coinvolto in questo progetto. Ringrazio la comunità di Colle Sanità anche per un'altra ragione, perché quasi mai noi, come Cassa del Giudice, c'è anche Franco Valente che è testimone vivente, siamo stati capaci di dare un valore a questo personaggio che ci unisce. Quindi è la seconda, terza, quarta volta che siamo stimolati a fare qualcosa di più e meglio per dare valore a un personaggio che, al di là della lettura, poi sentiremo da Franco, è un personaggio che ha caratterizzato la storia delle nostre comunità. E quindi noi dobbiamo utilizzarlo in senso molto positivo. Perché? Perché la cultura, io credo che sia un elemento importante, non esclusivo, lo dico, Franco forse non sarà d'accordo con me, per avviare un processo di rigenerazione nei nostri territori. La cultura è importante, le tradizioni sono importanti, ci dobbiamo mettere altri aspetti, secondo il mio modesto parere, però partiamo da un elemento fondamentale, che è la nostra identità. La cultura serve per rafforzare e per qualificare anche l'identità dei nostri territori, però ci dobbiamo mettere altri aspetti, dicevo, in particolare l'innovazione e la competenza. Se riusciamo a coniugare, a riallacciare i fili della storia, delle nostre storie, dei nostri territori, e mettendoci competenza e mettendoci innovazione, noi possiamo vincere la sfida della rigenerazione. E il tutto però aggiungendo un aspetto importante, lo dico non perché faccio il commercialista di mestiere, ma perché è fondamentale per garantire la sostenibilità del futuro, creandoci anche un sistema di economia, di un modello economico. Noi paradossalmente, noi che siamo stati un po' ai margini del sistema economico che ha mostrato, sta mostrando in questi giorni, in questi mesi, le lacune. Se noi pensiamo ai cambiamenti climatici, pensiamo alla guerra, pensiamo anche all'inasprimento dei costi delle materie prime, del carburanti. Ebbene, noi che siamo stati ai margini, lo siamo stati nel filone, lo dicevamo, tutti e tre i comuni con storie diverse, con prospettive diverse, ma accomunati che noi facciamo parte dello schermo del paese, facciamo parte delle famose aree interne di questo paese, che sono, ricordo a me stesso, il 60% del territorio nazionale. Ricordavo qualche minuto fa che noi, come Castel del Giudice, abbiamo ospitato gli anni scorsi gli stati generali della comunità dell'Appennino, organizzata da Slow Food. Era bello pensare che ci si incontrava una volta l'anno, e con la cosa bella era questa, che là abbiamo avuto rapporti, c'è Giorgio che saluto. Avevamo accenti diversi, dall'Oltre Po Pavese fino alla provincia di Reggio Calabria, considerando anche la Sicilia e la Sardegna, accenti diversi ma problematiche uguali, di territori che sono ai margini di un sistema e che hanno problemi gli stessi, problemi di vivibilità, problemi di sanità, problemi di istruzione, problemi di mobilità. Quindi siamo caratterizzati dagli stessi problemi, però paradossalmente essere stati ai margini ci dà la grande possibilità di riscattarci e paradossalmente di trasformare tutto quello che è stato debolezza, tutto quello che è stato margine, tutto quello che è stato abbandono, elemento di forza, in un sistema. Noi siamo ambiziosi, noi dobbiamo avere l'ambizione di partecipare in modo attivo, con il vestito della festa, a implementare un modello nuovo di economia, un modello nuovo di partecipazione, un modello nuovo anche di collaborazione. Allora io, mi piace molto questo protocollo che va al di là della rievocazione, che è importante, che fa parte della nostra storia e abbiamo bisogno, perché ci dice: guardiamo insieme una parte, il nostro cammino insieme. Questo è fondamentale per le tante condizioni e anche sulla capacità, credo, perché poi sono risorse, anche di intercettare in modo innovativo risorse nuove. Perché io credo una cosa, lo dico, e sono anche marginale, sono anche minoritario, che non sempre i nostri territori il problema principale sono le risorse. Le risorse molte volte sono arrivate, ma la capacità di trovare in modo efficace le risorse. Allora stare insieme, contaminarci a vicenda, ci dà la possibilità di scambiarci le esperienze. Noi nel nostro piccolo comune, io dico tante volte, c'è Carmine che è presente, noi ogni anno facciamo dei pellegrinaggi laici, andare a vedere cosa fanno gli altri territori che hanno le stesse nostre problematiche, prendere spunto, non copiare perché è un po', diciamo, un senso molto dispregiativo, però prendere spunto da esperienze fatte da altri territori e cercare di adattare le nostre condizioni. Ecco, credo che nel nostro protocollo di oggi va nella direzione giusta. Scambiamoci le esperienze, scambiamoci le visioni, scambiamoci le buone pratiche e guardiamo insieme un pezzo del nostro futuro con ottimismo, perché l'ottimismo è il profumo della vita, diceva qualcuno, e noi abbiamo tanto bisogno. Grazie.
Grazie Sindaco, vorrei sottolineare un suo passaggio, quando ha detto organizziamo e andiamo presso i territori. È una cosa importantissima questa, perché io che organizzo gruppi in giro per il Sannio, personalmente ci tengo molto, perché oggi la notizia, se apri questo oggettino, la trovi da tutte le parti. L'architetto nominava Sgarbi, che chattando lì ha trovato il suo nome, quindi si trova di tutto. La cosa importante è andare, esserci, perché lì si raccolgono elementi che con la lettura della notizia molto probabilmente non si è in grado di recepire. Ok. Ora passiamo all'introduzione da parte di Igor Mascia, delegato alla cultura del Comune di Colle Sant'Ita. Buongiorno a tutti e benvenuti. Saluto il sindaco di Castel del Giudice Lino Nicola Gentile, il consigliere Carmine Mastrolillo, nonché il vice sindaco del Comune di Pacentro Franco Pennelli, l'assessore Sara Santini e il consigliere professor Silvio Cappelli. Un benvenuto all'architetto Franco Valente, al professore Luigi Mascia e al nostro parroco Don Sergio Rossetti. A voi tutti rivolgo un infinito grazie per averci onorati della vostra presenza. Rivolgo un secondo ringraziamento ai comuni di Castel del Giudice e Pacentro e all'architetto Franco Valente per aver prontamente accolto con entusiasmo la proposta inviata dal nostro comune a stipulare il protocollo d'intesa, punto di partenza per una fattiva collaborazione che potrà essere estesa anche ad altre comunità, sia a livello nazionale che internazionale. Tale protocollo d'intesa segna anche un punto di arrivo di un percorso iniziato anni fa tra le scuole secondarie di primo grado, come già accennava il vice sindaco Franco Pennelli, grazie anche all'impegno dell'allora dirigente professor senatore Davide Nava. Prima di passare alle relazioni del professor Valente e del professor Mascia, voglio approfittare dell'occasione per ringraziare le persone che hanno fatto sì che questo evento potesse diventare realtà. Ringrazio innanzitutto l'Associazione Culturale Colle Sannita, l'Associazione Teatrale, la Compagnia Teatrale Oltre i Confini, il Comune di Pacentro, il Comune di Castel del Giudice, l'Associazione Cuochi Provinciale, nella persona anche del professor Rainone, l'Associazione Culturale Pacentrana e il Centro Studi Carmen Castillo e l'ASD Progetto Danza di Ornella Mirra. Inoltre ringrazio i signori Linetto D'Emilia e Giorgio Del Grosso, la Proloco di Colle Sannita nella persona del presidente Giovanni Collarusso, Rossano Basilone e Vincenzo Paolucci, Andrea Caruso, i signori Valentino Colucci e Cristina Riccardi, lo SPRAR di Colle Sannita, i miei amici amministratori, il segretario comunale di dipendenti, il nostro tenente dei vigili urbani Lelio Basilone, gli operai delle cooperative addetti alla polizia che al di là del loro dovere sono sempre a disposizione, tutti i figuranti della rappresentazione storica, quindi cavalieri, nobili, popolani e soldati. Prima di lasciare la parola ai nostri relatori, all'architetto Franco Valente e al professor Luigi Mascia, mi scuso infinitamente se ho dimenticato qualcuno e voglio dire che il mio grazie va anche a loro. Grazie a tutti. Allora, entriamo nel vivo di questa conoscenza e prego il professor Luigi Mascia di avvicinarsi al microfono. Una breve premessa.
Poiché sono ancora soggetto ad improvvisi attacchi di tosse a causa del Covid, se dovesse succedere, vi chiedo scusa e comprensione. Entro subito nel vivo del tema che mi è stato assegnato, il culto della Madonna della Libera a Colle Sannita. Potrei parlare una giornata del culto della Madonna della Libera. Ho preferito delineare solo alcuni aspetti in modo da non annoiare troppo, diciamo, il pubblico presente. Entro subito quindi nell'argomento. Quando il 15 novembre del 1439 Jacopo Caldora moriva nella contrada di Piano, per la comunità collese locale non fu una morte naturale, ma un evento miracoloso. Guardate che nel giro di poche settimane porterà alla costruzione di una piccola chiesa in onore della Madonna della Libera. A inizio, nel 1439, il culto della Madonna della Libera. Culto che pur nel perenne tramonto delle cose umane non è mai venuto meno nel corso dei secoli. E che trova, guardate, nel rito solenne e suggestivo della processione la sua massima espressione di fede. È proprio nella processione che si possono cogliere sentimenti e sensazione straordinaria. Da ragazzo, negli anni 50, ho visto donne vestite di nero, con i piedi scalzi e sanguinanti, seguire piangendo e pregando la statua della Vergine. Una volta in chiesa, ho visto da ragazzo quelle donne strisciare con la lingua per terra per sciogliere un voto o per chiedere una grazia. Da ragazzo avvertivo una sensazione di profonda angoscia per il loro dolore, un sentimento di profonda comprensione per la loro fede. Guardate, è in questo sentimento religioso che si rispecchia e si compendia la nostra comunità. Sottolineo ancora, in questo sentimento religioso che si rispecchia e si compendia la nostra comunità. Con qualche esempio cercherò di chiarire meglio il concetto. Immaginiamo di togliere dalla storia di Colle Sannita qualche nostro illustre personaggio, come ad esempio Remigio del Grosso, Francesco Flora. Immaginiamo di togliere sempre dalla storia di Colle Sannita qualche nome di strada o di piazza, come nel passato è stato fatto, e se riflettete un momento vi accorgereste che il modo di vivere e di essere di questa comunità non avrà nessun cambiamento. Adesso riflettete un momento. Immaginiamo di togliere dalla storia di Colle Sannita il culto della Madonna della Libera, di togliere, come poc'anzi ho sottolineato, il rito suggestivo della processione, di togliere, arrivo all'assurdo, dalla chiesa la statua della Madonna della Libera e aggiungo ancora, di togliere dagli scritti, dalle lettere dei nostri soldati della prima e seconda guerra mondiale, lettere inviate ai genitori, il grido di aiuto che essi rivolgevano alla Madonna della Libera e infine di togliere alle decine e decine di collesi che vivono all'estero la memoria storica del culto della Madonna, ebbene
vi accorgereste subito che avete tolta a questa comunità la radice più profonda del suo essere collesi. Avete tolta a questa comunità l'identità culturale e spirituale che ci caratterizza. Non sarò molto lungo, come detto, perché ho preso solo pochi appunti. Qualcuno potrebbe obiettare: se perdiamo il culto della Madonna della Libera, abbiamo il culto di San Giorgio. È vero. Guardate, il culto di San Giorgio non ha radici storiche locali, ha radici leggendarie, come ci potrà spiegare il nostro parroco. È un santo leggendario, internazionale. Fu scelto a Colle Sannita come santo protettore perché nel Medioevo questo santo veniva visto come il protettore delle calamità, delle epidemie. Guardate, era il santo delle processioni propiziatorie e espiatorie. Guardate, c'è una grande differenza fra le due processioni, tra la processione di San Giorgio e tra la processione di Santa Maria della Libera. Durante le epidemie, specialmente nel 1600 e nel 1700, era San Giorgio che veniva portato per le strade di Colle perché debellasse la malattia. Mentre Santa Maria della Libera ha un culto tutto particolare. Guardate, l'ho messo qua un appunto che vorrei leggervi. No, gli occhiali perché non vediamo. Ecco, scusate un momento. Dove l'ho messa? Sta pure. Allora io ho scritto, l'ho scritto stamattina prima di venire, a Colle, durante le epidemie era la statua di San Giorgio che veniva portata in processione perché debellasse il male. Processione queste che non hanno nulla a che vedere con la processione della Madonna della Libera. Processione emotiva e profonda di fede, dove si fondono e si rinsaldano i ricordi storici il 15 novembre del 1439. Guardate, è con questo spirito che bisogna vivere la rievocazione storica alla quale stiamo chiamate ad assistere. Oggi, nel pomeriggio, uomini, donne, ragazzi e ragazzi, dame e cavalieri di questa antica e nobile terra di Colle ci potranno far rivivere uno dei momenti più importanti della storia collese. Domani invece saranno gli amici ospiti che ci faranno rivivere il loro caldoro. Ma io mi avvio alla conclusione perché non voglio annoiarvi, ma voglio sottolineare solo una cosa fondamentale di questo mio intervento. Dovete tenere presente che il culto della Madonna della Libera è il rito che andiamo nel pomeriggio a rivivere, non è altro che la sublimazione di un evento storico che ha dato a questa comunità una sua identica, irripetibile identità storica, culturale e spirituale. Nel momento in cui viene meno questa identità culturale e spirituale che si rifà alla Madonna della Libera, Colle Sannita non ha più identità storica ed è destinato a morire. Ecco perché, e concludo, per noi la Madonna della Libera è stata, è e rimarrà sempre signora e regina di Colle. Grazie. Grazie al professore Mascia, e per noi collesi il professore Mascia è il professore e quindi come tale avete sentito, no?
Ora conosciamo un po' meglio la famiglia del Caldora con le parole dell'architetto Valente. Grazie. Ovviamente questa mattina più che altro cerchiamo di entrare nel clima del momento che ha determinato questo stranissimo episodio. Certamente per i cristiani sembrerebbe strano pregare la Madonna per far morire un altro cristiano, ma fa parte anche di una certa logica, una tradizione che ha delle origini molto più importanti dal punto di vista anche teologico e interpretativo. La cosiddetta violenza necessaria, che poi ha determinato tutta una serie di posizioni che sono modernissime. Se pensiamo a quello che succede in Ucraina, ci rendiamo conto di come sia importante stabilire dei principi anche teologici che possano servire a giustificare o a non giustificare certi atteggiamenti. A volte la guerra diventa un fatto necessario proprio perché attraverso un episodio violento si possono risolvere o eliminare episodi ancora più violenti. Nel Molise abbiamo una bellissima rappresentazione alla chiesa di Santa Maria della Strada, dove si vede un cane pastore con il collare che dall'alto addenda un lupo che sta sbranando un agnello. È chiaro che il lupo è destinato a morire, sarà ucciso dal cane pastore, ed è un principio che poi è stato in qualche modo sacralizzato da Sant'Agostino e ha dato origine poi a una serie di correnti di pensiero nella Chiesa che sono ancora oggetto di valutazione. Quando noi parliamo dei Caldora ci riferiamo a un periodo storico molto molto particolare, molto simile a quello attuale, un periodo di transizione. Si sta superando tutta la fase medievale con una serie di problematiche legate proprio alla costituzione delle singole unità territoriali, dei piccoli, quelli che poi diventeranno i piccoli comuni, le università, per passare poi a una visione un poco più ampia della realtà, che viene determinata da fatti che accadono in altre parti del nostro territorio. Tutta la storia dei Caldora nasce da problemi che vengono vissuti in Ungheria, in Francia, in altre parti dell'Europa, e le conseguenze di lotte dinastiche poi le pagano i cittadini, che sono inermi rispetto ai grandi fatti della storia che portano a dei cambiamenti spettacolari senza che i cittadini possano intervenire nella decisione iniziale o nella decisione finale, come accade appunto quel 15 novembre del 1439, quando accade questo fatto straordinario. È una cosa che parte un po' da lontano, Castel del Giudice. A Castel del Giudice vive un personaggio, Giovanni, che verrà poi ammazzato sulla forca per questioni dinastiche, per questioni di appartenenza politica. Oggi è un poco più difficile essere ammazzato per motivi politici, ma spesso le conseguenze della vita politica sono peggio della morte in alcuni casi, e vedete quello che succede quotidianamente davanti a tutti. Ecco, a Castel del Giudice nel 1368, grosso modo, è una data che viene ricavata per deduzione, nasce questo personaggio da Rita Cantelmo, Giacomo Caldora, che avrà una vita fortemente condizionata anche dal nome Giacomo e San Giacomo. E poi vi dirò alcuni particolari che fanno riflettere. Ecco, uno che si chiama Giacomo ha già il marchio di fabbrica nel momento in cui comincia a vivere insieme inizialmente ai fratelli e poi facendo una propria storia personale. Egli sarà investito di una serie di fatti nel momento in cui cominciano a lottare per il potere personaggi che non hanno nulla a che vedere con il nostro territorio. Non entro nei particolari perché
Io credo che sarà anche motivo per fare un bel convegno l'anno prossimo, se il sindaco sarà d'accordo, se Igor sosterrà l'iniziativa. Però credo che Colle potrebbe diventare veramente il punto di riferimento di una vasta azione culturale che possa portare a delle considerazioni. Non si tratta di fare come campanilismo, ma noi apparteniamo a un nucleo urbanistico che è attaccato alla più importante montagna della dorsale appenninica, che è il Matese. E questo Matese oggi lo vediamo frazionato in tante province, spesso anche separate tra loro, ma che invece hanno un'origine unica, che è quella legata ai popoli italici, ai popoli del Sannio, che noi abbiamo dimenticato come se fossero un accidente che appartiene soltanto agli studiosi di storia per scrivere dei libri o per raccontare dei fatti che sono stati già raccontati da altre persone. Ecco, Giacomo Caldore diventerà importantissimo perché avrà un potere eccezionale, perché il primo nel Regno di Napoli a capire che l'attività militare è un'attività anche redditizia. È un po' come l'attività che fanno i giocatori di calcio oggi, che vengono venduti da una squadra da un paese all'altro, e il tifo si sposta da un paese all'altro non in funzione del calciatore, ma dell'appartenenza. Quindi l'appartenenza diventa un fatto determinante. Fatto sta che Giacomo Caldora intuisce che, gestendo i cavalieri, che sono la forza emergente in quel momento e poi diventerà anche il motivo di crisi, gestendo questa attività gli permetterà di essere al servizio di uno o dell'altro. E addirittura c'è un certo momento, dice Angelo di Costanzo, e poi dirò chi è questo Angelo di Costanzo, è lo storico per eccellenza del Regno di Napoli. Ecco, Giacomo, Angelo di Costanzo nel Molise era stato confinato a Cantalupo, dove era feudatario. Ecco, Angelo di Costanzo dice che i principi d'Italia mandavano denaro e cose preziose a Caldora perché non si muovesse da casa, cioè veniva pagato per stare fermo, proprio perché rappresentava un pericolo per coloro che non erano allineati con le proprie posizioni. Poi vedremo che proprio l'episodio di Colle è legato a un problema economico, non è un fatto di cattiveria nei confronti del popolo di Colle o un odio nei confronti di cittadini che lo stesso Caldora sapeva non avevano nessuna responsabilità in quel momento. Però Caldora è colui che è costretto per sopravvivere a fare un'attività del vendersi al migliore offerente. Allora questa serie di fatti comporterà un'organizzazione incredibile. Pensate che lui aveva al suo servizio, nel momento di massimo splendore, dai 6.000 agli 8.000 cavalieri. 8.000 cavalieri significava avere 8.000 cavalli, 8.000 cavalieri e 8.000 sergenti, servienti, quelli che dovevano quotidianamente pensare alla manutenzione del cavallo. E mantenere un cavallo significava essere organizzati, avere delle attrezzature. E voi immaginate il costo che aveva un'organizzazione del genere e la necessità quindi di avere costantemente dei finanziatori che permettessero poi al Caldore e ai suoi colleghi, i suoi compagni di avventura o nemici di avventura, di gestire queste attività. Allora noi ci rendiamo conto che in un certo momento il Caldora diventa sempre più importante. Suo figlio Antonio addirittura in un certo momento diventerà viceré di Napoli, farà parte dell'entourage che comanda nel Regno di Napoli. E quindi, senza che entro nelle tante battaglie, ma noi ci rendiamo conto che il re di Napoli, avendo bisogno di questi personaggi che hanno un'estrema mobilità sul territorio, c'è un momento in cui padre e figlio, Antonio Caldora e suo padre Giacomo, posseggono oltre 200 castelli
200 castelli significava controllare 200 cinte murarie, 200 organizzazioni per il mantenimento dei castelli, castelli che stavano in Puglia, in Abruzzo, nel Molise, in Campania, nel Lazio. Quindi potete immaginare la complessità anche organizzativa di di una famiglia che aveva una serie di rapporti che dovevano essere costantemente tenuti fermi e controllati. Quindi non è semplicemente il racconto della storia di un episodio belli come quello di Colle, ma è tutto ciò che ruota attorno a questo fatto. Vi racconto solo un particolare: l'assedio dell'Aquila. C'è un momento in cui l'Aquila è assediata dai nemici degli Angioini, e Giacomo Caldoro viene inviato a liberare da questo assedio la città dell'Aquila, ed è Braccio da Montone il suo avversario diretto. E c'è un episodio sotto certi aspetti divertente, ma se poi lo analizziamo nei particolari ci rendiamo conto di come fossero drammatiche certe operazioni. Sempre il racconto si desume da una serie di scrittori dell'epoca. Ecco, a un certo punto Braccio da Montone si scontra direttamente con Giacomo Caldoro, che peraltro questi anche fisicamente erano dei personaggi che avevano una dimensione fisica straordinaria. Gli Sforza si chiamavano così perché erano proprio giganteschi anche dal punto di vista fisico. I soprannomi hanno proprio a che vedere con l'aspetto fisico, e Giacomo Caldoro era uno che aveva una forza sovrumana, per questo poi diventavano anche potenti nella propria organizzazione. Ecco, accade che Braccio da Montone viene buttato a terra da Giacomo Caldoro, è preso prigioniero e portato ferito all'interno di un padiglione. E qui ci sono tre versioni dello stesso episodio. Uno secondo cui vi era un personaggio coinvolto in questa battaglia che aveva avuto la moglie che lo aveva tradito per colpa di Braccio da Montone, che ce l'aveva a morte e quindi lo avrebbe avanzato lui approfittando del fatto che era ferito. Poi c'è una seconda ipotesi secondo cui sarebbe morto per le ferite riportate da questo scontro, e c'è la terza versione, che è quella più credibile, secondo la quale mentre il Braccio da Montone veniva curato all'interno di questo padiglione, una specie di tenda del pronto soccorso, mentre veniva operato, doveva essere operato al cervello, e quindi c'è il medico che con il bisturi stava cercando di togliere il sangue che si era formato nel cervello di questo personaggio, e si racconta che Giacomo Caldoro avesse dato una spinta alla mano del chirurgo per far penetrare il bisturi nel cervello e farlo morire all'istante, per cui il grande Braccio da Montone sarebbe stato ucciso da Giacomo Caldoro. È uno dei tanti episodi che si racconta attorno a questo personaggio. Pensate anche agli episodi dei furti, dei saccheggi che si facevano anche a danno dei santuari. Giacomo Caldoro è colui che va a rubare la statua d'oro di San Michele Arcangelo perché possano ricavarci delle monete che poi ci circolarono nel territorio, ma erano monete fatte con l'oro della statua di San Michele, che in quel momento sparì. Poi suo figlio Antonio la fece rifare d'argento di valore inferiore, e poi successivamente anche fatti sempre legati a personaggi che fanno degli atti simbolici, ma che poi hanno delle conseguenze pratiche molto molto importanti. Fatto sta che nell'ambito di questa organizzazione Giacomo Caldoro si ritrova a venire in questo territorio, ma con un'attività molto molto importante. Aveva quasi 70 anni
quando lui si ammala a Andria, quindi molto lontano da questo luogo, e doveva recuperare i soldi dal re. E lui, avendo, si sospetta addirittura, la peste, viene messo su una lettiga e pretende di essere portato a Napoli per poter incassare i soldi che servivano per pagare i suoi cavalieri. Quindi anche essere pagato non era una cosa semplice, e per poter essere pagato a volte si minacciava di passare in campo avverso. Ecco, l'episodio che riguarda proprio Colle è legato a questo particolare. I soldati non avevano la paga e quindi dovevano sopravvivere. Voi immaginate 5.000, 6.000 cavalieri che stanno fuori di Colle, un paese che forse faceva 400-500 anime, e questi che non vedevano una donna da mesi se non da anni, che avevano necessità di sopravvivere, che avevano bisogno di orzo e grano anche per far mangiare, oltre che il fieno, per far mangiare i cavalli, e a un certo punto chiedono a Giacomo Caldora di poter saccheggiare il paese. E Giacomo Caldora, che stava a pensare altre cose, perché lui doveva raggiungere Napoli e quindi passava in questi luoghi semplicemente come perché aveva necessità di transitare per Colle, e a un certo punto dice: vabbè, saccheggiate il paese. E qui c'è l'episodio straordinario, che è veramente degno di un racconto non romanzato, perché sono fatti veri, che mentre dà quest'ordine e continua a parlare con i suoi assistenti della battaglia, prende la goccia al cervello, gli viene il sangue, e quindi muore per un colpo apoplettico. È ovvio che la gente che stava per ricevere il saccheggio, per colpa, per decisione, ma sia pure in maniera molto approssimata e senza cattiveria da parte di Giacomo Caldora, a un certo punto prega la Madonna, e quindi quel colpo apoplettico viene ricondotto a volontà divina, alla volontà della Madonna. Ed è logico che il ringraziamento migliore è quello di costruire immediatamente, proprio di quei soldi che avrebbero dovuto dare a Giacomo, o ai soldati di Giacomo, vengono utilizzati per la costruzione di questo santuario. È un fatto importantissimo, perché determina una contaminazione di culto, di cui il professore Mascia ha esaltato gli aspetti singolari, che ancora oggi ha delle conseguenze sul piano pratico. Allora noi, quando parliamo di storia, noi parliamo di una cosa che non esiste. Le cose che vi sto raccontando sono nel mio cervello, stanno entrando nel vostro cervello, ma poi, finita questa narrazione, sono cose apparentemente inconsistenti, invece non è così. Allora noi dobbiamo cercare di capire, e mi fa piacere che qui ci sia un'amministrazione comunale molto sensibile a cercare di sollecitare un'attenzione per il proprio patrimonio, perché nel patrimonio urbano, nelle chiese, nei monumenti, negli edifici apparentemente scomparsi o forse poco utilizzati, si conserva la storia del paese. Noi ci dovremmo preoccupare per il futuro, se vengono a scomparire le comunità locali, cioè se scompare il sindaco, che, come dice il sindaco, non è importante la sua posizione politica, ma è importante il fatto che rappresenti la comunità in quel momento, è un elemento simbolico. È importante che si conservino i parroci. Io sono nipote di parroco e devo quel poco di cultura che ho a un mio zio prete, che mi ha insegnato ad amare la storia della sua chiesa, del suo vicinato, dove diceva messa la mattina. Ecco, la scomparsa di un parroco, di un prete, è un disastro per la collettività, perché non può essere sostituito da un impiegato della chiesa. Il parroco ha una funzione diversa
dal direttore del museo diocesano, che ha ammesso che esista e credo che esista. Cioè ha una funzione diversa che prescinde dalle sue volontà precise, perché diventa un elemento fondamentale per la sopravvivenza della comunità. E la comunità su questi due personaggi, il parroco e il sindaco, regge il proprio futuro. Quando Giacomo Caldora muore, viene seppellito, le ossa si sono disperse nel tempo, viene portato a Sulmona, nel monastero di famiglia, Santo Spirito, e lì pure si aprirebbe uno scenario importante, perché Santo Spirito è uno dei monumenti costruiti da Celestino V, e quindi anche su questo si dovrebbe fare una serie di considerazioni sull'importanza di alcuni papi che hanno caratterizzato la storia del nostro territorio, e poi chiudere proprio con un papa che è stato molto legato a Colle. Ecco, questa viene portato nel monumento dove essere seppellito, viene seppellito nella tomba di famiglia che sua madre Rita Cantelmo aveva fatto fare per il primo figlio morto giovane, Restaino, e quindi viene messo nella tomba di famiglia. La cosa straordinaria, e proprio vi costringo un po' a riflettere, credo che anche a Colle esista questa figura del Mazza Mauriello, che poi è diventato una specie di gnomo che fa degli scherzi cattivi, una specie di personaggio che è un folletto, ma in realtà è un personaggio molto più importante. Per capire chi sia questo Mazza Mauriello ci dobbiamo spostare proprio a Sulmona e vedere la tomba di Giacomo Caldora o della famiglia Caldora, perché dopo la sua morte la sua immagine viene affrescata al di sopra della tomba, e viene affrescata in una maniera strana, viene rappresentato sotto la forma di San Giacomo. San Giacomo Matamoros, Mazza Moros, Mazza Mauriello, colui che ammazza i mori, perché lui era profondamente cristiano, nemico dei mori, e quindi questa immagine della santificazione di San diventa San Giacomo aiuta anche a capire come colui che ammazza i mori sia una sorta di santo, viene venerato come santo. E credo di aver fatto una piccola scoperta a Pacentro, osservando adesso con queste macchine fotografiche infernali che ci permettono di vedere a distanza anche oggetti che a occhio nudo non si vedono, la stessa immagine, questo personaggio potente con il naso camuso, quindi quasi a far capire un'origine orientale, nonostante egli fosse un nemico dei mori, è che rappresentato in uno degli angoli delle torri bellissime, altissime, irraggiungibili di Pacentro. Ma la cosa più straordinaria è che elementi architettonici, quali i beccatelli, che sono normalmente degli archetti che reggono delle mensole su cui si appoggiano poi le strutture difensive di un castello, in quel caso prendono la forma della conchiglia di San Giacomo, la caposanta, quella che viene definita caposanta. E quindi anche l'aspetto architettonico di Pacentro è fortemente collegato al fatto che il suo feudatario più importante, Giacomo, abbia il nome Giacomo, cioè colui che ha come simbolo la conchiglia di San Giacomo, e quindi l'evocazione dei pellegrinaggi che si facevano con il nord con l'estremo est dell'Europa e con tutto il resto dell'Europa. Ecco, per dirvi come diventano importanti queste contaminazioni che ci permettono di capire che anche Colle fa parte di questa storia. Noi, ecco, la fortuna di avere dei sindaci intelligenti, che non significa avere dei sindaci impegnati politicamente. Sindaci intelligenti significa riuscire a capire che la funzione di sindaco può essere di due tipi: o quella di che in 5 anni bisogna riuscire a fregare tutto ciò che si può fregare in un paese, oppure che in 5 anni si lasci una traccia del proprio passaggio.
Qui appena si entra c'è la statua di bronzo di un importante, credo sindaco sia stato, un letterato. Ecco, perché si fanno i monumenti? Perché devono ricordare qualche cosa, è logico che è difficile che si capisca solo dalla statua l'importanza di questo personaggio, però il fatto che vi sia all'ingresso di un municipio che ha la sua trasparenza ed è bellissimo, ci sia l'immagine di un personaggio, deve determinare necessariamente un interesse per chi lo guarda di andare a capire che cosa ha fatto questo personaggio. E ugualmente, voi avete, prima parlavo con l'ingegnere, avete un bellissimo monumento ai caduti, e io quando sono venuto il primo giorno che ci siamo visti, nel vedere questo monumento io non sapevo, ma questo è Torquato Tamagnini, probabilmente non dice niente a nessuno di voi, ma è il più importante scultore dopo la prima guerra mondiale che ha operato in Italia. Cioè avere una statua di Torquato Tamagnini è una cosa importante, cioè fa parte di un momento che ha caratterizzato tutta la storia dei monumenti post-militari, dei post-bellici della prima guerra mondiale, e anche questa va valorizzata. Però poi quando arrivi qui a Colle fanno dei caffè speciali, la gente straordinaria ti accoglie, ti saluta, cioè ti senti immediatamente a casa tua pur non essendoci mai venuto, poi ti accorgi che vi sono delle cose che vanno risanate, c'è un palazzo che deve essere sistemato, cioè, e non si può pensare di far passare un'altra amministrazione. Noi siamo diventati i veri cristiani, quelli che lavorano per l'eternità, cioè sempre per cose di cui non si vedrà mai la fine. Invece il politico deve avere questa capacità di sognare e di trasformare, mentre egli è amministratore, di trasformare il suo sogno in una realtà materiale, tangibile. Avete delle chiese straordinarie, con Igor abbiamo fatto una passeggiata nel vedere i suggerimenti che vengono fuori da queste chiese, sono straordinari, ma è mai possibile che Colle, che ha una storia così importante, che ha degli elementi così importanti, che ha un fatto storico così importante, non abbia un volume, un qualche cosa che permetta ai bambini di capire l'importanza della loro presenza fisica in questo momento della propria storia. Io sono particolarmente contento di questo avvenimento, io sono un corpo estraneo qui a Colle, però mi sento partecipe di questa vita, non solo per l'amicizia degli amministratori di Castel del Giudice, dove si sta facendo una... Chi non è stato a Castel del Giudice, proprio lo invito a venire a vedere. Lino è stato capace in, credo, 20 anni di sindacato diretto o indiretto di indirizzare ogni lira che poteva essere utilizzata per opere pubbliche per fare una realtà di importanza strategica dal punto di vista turistico di livello europeo. Se si dovesse fare una trasmissione per vedere i luoghi più belli dal punto di vista turistico del Molise, non si può non partire da Castel del Giudice, accoppiata poi alla presenza di imprenditori che hanno trascurato i loro interessi per valorizzare delle realtà locali, ed è ammirevole quello che stanno facendo, e credo che su questa strada possa essere anche Colle, proprio perché è importante sognare, riuscire a capire che se non c'è un sogno non è possibile trasformare la storia in un fatto concreto. Non è possibile, Molise, ma credo che anche questo territorio paghi lo stesso tributo all'emigrazione, immaginare che una regione come il Molise, che fa 310.000 abitanti, fra 20 anni ne avrà meno di 250.000 e fra 50 anni avremo meno di 150.000 abitanti. Cioè è una cosa impressionante. Allora come si inverte la tendenza? Si inverte con scelte politiche, soltanto attraverso un sogno, cioè attraverso un'operazione di ribaltamento di certe prospettive è possibile. Nel passato le iniziative di questi personaggi servivano a modificare la realtà e hanno dimostrato di saperla modificare la realtà, anche se poi gli eventi hanno assunto dei corsi e delle conseguenze particolari.
Vi ringrazio particolarmente per questa mattinata e spero che ci si riveda per continuare a parlare, ma in maniera più approfondita di questi particolari. Grazie. Grazie architetto, solo una sottolineatura, il fatto di contestualizzare l'evento, perché è importante questo suo concetto, perché se non si contestualizza ovviamente è anche lecito e anche bello, diciamo, raccontare il fatto, però bisogna contestualizzarlo. Ora, prima ho detto che il professore Mascia è il professore, è stato anche mio professore, quindi pensate un po', ho 72 anni, lo teniamo qua da una vita, ora si è trasferito a Roma. Vabbè, perdoniamolo, va. Ha detto che vuole fare. Non ne avevamo dubbi. Mi ha chiesto di precisare una cosa, prego. Mi raccomando, breve, brevissimo, un minuto neanche. Quando ho parlato delle donne strisciante per terra con la lingua, ho dimenticato un personaggio importante della storia di Colle, l'arciprete del tempo, Don Donato Pilla, che vietò simile manifestazione. Ricordo Don Donato Pilla, guardate, autore di quella bellissima preghiera che molti non sanno, vero canto epico religioso che il sacerdote alla fine della processione recita ogni qualvolta la statua della Vergine sta per rientrare in chiesa col suo volto bellissimo rivolto verso il popolo, rivestita di oro e con il canto bellissimo di questa preghiera che certamente sentiremo dal nostro parroco durante la prossima processione di Santa Maria della Libera. Tra canti, suoni, preghiere e supplico della popolazione. Grazie. Bene, ovviamente ricorre l'obbligo da parte mia di salutare il nuovo parroco, di fargli gli auguri di buon lavoro e quindi di cedergli la parola. Ecco, io saluto prima di tutto gli ospiti, i sindaci delle due comunità, ecco, che sono intervenuti in questo evento, diciamo, particolare, storico, nella persona di Caldore, no? E quindi un saluto affettuoso, saluto l'architetto e poi il sindaco di Colle, insieme anche all'ingegnere, a Igor, che sono gli organizzatori e promotori di questi eventi, no? Eventi culturali e religiosi importanti che, diciamo, mettono le basi per un cammino di una comunità, di comunità che si interfacciano, una persona che diventa elemento di coesione e di rete di tante comunità. Qui sono tre comunità che vengono interessate, vengono chiamate a confrontarsi, a relazionarsi su un personaggio che è vissuto in queste tre comunità, possiamo dire. Io sono l'ultimo arrivato, quindi capite bene che ancora non ho tutta la contezza della storia, diciamo, del paese, della parrocchia. Mi rendo conto, da quello che ho ascoltato, una grande responsabilità che ho come parroco di questa comunità. E allora vi faccio solo una piccola premessa. Il nostro arcivescovo, l'attuale, è promotore di questi eventi nell'ambito della diocesi. Lui tiene molto a cuore le aree interne della nostra diocesi, cioè quei paesi che sono lontani dai centri urbani abitati, paesi che vivono così, diciamo, tra virgolette, la solitudine, eh? E quindi che fanno fatica
molte volte nelle risorse economiche, tante cose ci sono. Il nostro arcivescovo, prima e agli inizi di questo anno, intorno al mese di aprile, è stato con un gruppo di sindaci del Fortore, che è una zona qui a fianco a noi. Noi siamo la zona Tammaro, diciamo l'Alto Sannio, anche lì è l'Alto Sannio, però si identifica con il fiume Fortore. Noi ci identifichiamo con il nostro fiume Tammaro e quindi i paesi, diciamo, dell'Alto Tammaro, no? E quindi sono stati dalla ministra Carfagna, il vescovo li ha accompagnati proprio perché prendano coscienza lo Stato delle aree interne e cominciano a fare una politica di investimento sulle aree interne, che diano più attenzione ai nostri paesi. E il vescovo ha coinvolto anche la nostra metropolia, che è formata da 5 diocesi, e il nostro arcivescovo è il metropolita, no? Quindi i vescovi intorno, Sant'Angelo, Cerreto, Ariano, Avellino, Montevergine, che poi non è più, diciamo, una diocesi, ma è rimasta solo abbazia. Quindi questi sono alla metropolia della nostra zona, della nostra diocesi, e quindi tutti insieme i vescovi hanno avuto un incontro sia a Benevento che a Roma, sempre con il ministro. Sono andati allora da Conte. E quindi si sta cercando anche come Chiesa di sensibilizzare fortemente questa politica, diciamo, di recupero, di sensibilizzazione, perché non è pensabile che i nostri paesi, e né tantomeno è pensabile che ogni paese viva da solo e cammini da solo. Ormai non c'è più le premesse e le risorse per poterlo fare. Pensare che un paese possa cambiare, ha detto prima l'architetto, e lo dice anche il nostro vescovo, e lo dico anch'io, fra 50 anni, ma forse pure meno, nei nostri paesi non ci sarà tanta più gente. Noi andremo, le popolazioni dei nostri paesi stanno scendendo fortemente, enormemente. Io ho visto dall'anagrafica, Colle, paese, escluso De Corato, sono 1900 abitanti, più 400 che vivono nella contrada di De Corato. Sarebbero 2003. A fronte dell'episodio del 1600 che vedo qui, che erano 3.000 e rotto abitanti. Allora capite che dove noi stiamo andando. Allora capite che c'è bisogno di una sensibilizzazione maggiore, di interscambio. Ecco perché è una cosa importante quello che si sta facendo, cioè mettersi insieme, cercare di costruire insieme, di fare dei progetti insieme, motivati da un elemento che può essere Caldora, può essere un altro elemento, può essere un altro episodio, ci dà la possibilità di strutturare un cammino insieme. Penso che questo sia, e questa è la lungimiranza, cioè guardare il futuro. Non possiamo fermarci alla punta del naso, perché il futuro è diverso. Ed è, non voglio essere pessimista, ma è tragico, così è, così è. Allora ecco, i sindaci devono essere bravi a mettersi insieme, a capire quali possono essere gli elementi belli, progettuali, culturali, innovativi, economici, anche noi parroci, religiosi, per fare un cammino insieme di sviluppo nelle nostre aree interne. Chiusa questa parentesi, apro solo brevissimamente la parte religiosa. Il culto alla Madonna in questo paese è molto prima, molto prima. Voi pensate che in questo paese ci sono 5 chiese, c'erano 5 chiese dedicate alla Madonna, e questo già vi fa pensare. Questa la dice lunga. Non c'è una chiesa dedicata a San Rocco, San Michele, San Pasquale, no, c'erano 5 chiese dedicate alla Madonna. Le prime due, diciamo, che era la Madonna delle Grazie e la Concezione, diciamo in ordine storico, leggendo il libro che io ringrazio affettuosamente il professor Mascia che l'ha fatto, e che quindi leggendo questo, cercando di creare una cronistoria strutturale venendo verso di noi, su quello che è come si è evoluta poi la storia religiosa. Cioè c'erano queste, la Madonna delle Grazie
ex adesso dove sta adesso la caserma dei carabinieri, era la strada, la mulattiera, dove dal Beneventano, dal Sannio si andava verso Campobasso, verso Foggia. Quindi la dedica alla Madonna delle Grazie, perché la Madonna era dispensatrice di grazie. Ma i pellegrini dove si fermavano nell'antichità, nel 1200? Si fermavano nelle chiese, si fermavano nei conventi, è lì che si rifocillavano, è lì che cercavano aiuto, è lì che mangiavano, è lì che facevano mangiare gli armenti. Erano quei i punti di riferimento. Quindi, poi c'è stata la chiesa della Concezione, che voi penso che avete avuto la possibilità di vedere, bellissima, che, è molto, che sarebbe poi il centro storico del vecchio paese, dove è nato, diciamo, il nucleo urbano. Boh, ecco. E poi c'era l'Annunziata, scusate, e poi c'era la chiesa del Carmine. La chiesa del Carmine, se voi vedete dalla foto, sembra più un tempio, non ha una forma, diciamo, di chiesa. Io vedo dalla foto che il professore ha pubblicato, questa sembra più una fortezza, vedete? Ed era strutturata su un quadrivia di passaggio, di mulettiere. Non c'era l'asfalto di oggi, le strade di oggi. Era un punto di passaggio, la loggia del Carmine legata anche al profeta Elia, l'apparizione sul Monte Carmelo, cioè è la Madonna anche dei pellegrini, cioè protettrice anche di coloro che camminano, che vanno alla ricerca della riscoperta della fede, di trovare quel senso di Dio. Vedete, sono punti strategici dove la comunità ha scelto delle immagini non a caso, non a caso. Poi c'è la costruzione della Concezione qui in piazza, l'Immacolata Concezione. Poi è nato, diciamo anche prima, tutta la storia della Libera, Santa Maria della Libera, perché ci ha liberati. Perciò si chiama Santa Maria della Libera, perché ha liberato. E un'ultima riflessione, che spero di non fare un errore storico e di non dire una corbelleria, ma la mia sensazione in questi pochi momenti così, domenica fa un mese che sto qua, leggendo un poco tra una notte e un giorno così, dai tanti impegni subito, questa storia così assommicata, io penso che San Giorgio non è stato scelto a caso. San Giorgio come protettore di questo paese, lui è il protettore, è il titolare della parrocchia, e non a caso è stato scelto il cavaliere. Ma perché non pensare che quell'evento che è successo con Caldora prima, il popolo abbia scelto un altro cavaliere come protettore della propria comunità? San Giorgio è uno dei primi cristiani, parliamo del 300. Erano cavalieri cristiani che combattevano per la Chiesa contro il male, contro i pagani. San Giorgio viene raffigurato così, con il dragone, cioè era il male. Perciò nascono i cavalieri. San Michele, l'arcangelo Michele, chi era? Viene raffigurato con la spada, è colui che combatte il male. Noi andiamo da San Michele, aiutaci, proteggici dal male, dal tuo confratello, uso una battuta, cioè il confratello che era Lucifero, che era un angelo, un arcangelo, anche lui si è fatto condannare per tutta l'eternità perché ha scelto un'altra strada, si è messo contro Dio. E quindi Lucifero per tutta l'eternità, Michele combatte il suo simile, l'arcangelo, Lucifero, portatore di luce, è diventato il grande portatore di tenebre. Il male, il diavolo. E allora, spero di non avere, ma la mia sensazione è che quella comunità di allora, dopo il 1400 che è successo, tutto l'evento di Caldora, adesso non siamo qui, Caldora è morto per questa, diciamo, epolo che è partito, la preghiera dei fedeli per liberarsi alla Madonna, per liberarsi di questo cavaliere che veniva nell'invasione. Dopo 200 anni, 300 anni, 1600, nasce la presenza di San Giorgio come cavaliere che protegge questa comunità. Io penso che i vostri e i nostri, dico anche i miei perché come responsabile di questa comunità,
Io penso che hanno avuto una buona intelligenza e avevano una grande fede. Affidarsi alla Madonna non sbagliavano. Ecco allora, penso che questo sia l'evoluzione, diciamo, storico-religioso, no? E questo è stato, diciamo, il cammino. Certo però, tutto questo è un bagaglio culturale, religioso, che dobbiamo tenere forte e nello stesso tempo dobbiamo far conoscere. Chiudo. Dobbiamo inserire nelle scuole, non solo il programma della storia, ma inserire in ogni istituto il programma della storia locale di ogni paese. Perché i nostri ragazzi, i nostri giovani, non ne sanno proprio niente. Non sanno. Sì, partecipano, giustamente, ringraziando Dio, semmai alle manifestazioni, ma storicamente i nostri ragazzi della storia dei nostri paesi, che sanno? Non conoscono niente. Beh, allora, grazie, scusatemi, buon lavoro e buon tutto con noi qui in questi giorni di ricordo di questo personaggio. Grazie. Allora, giustamente diceva il nostro parroco che quelle chiese erano posizionate su posti strategici, cioè tutte e tre le chiese, Santa Maria della Libera, la Madonna del Carmine e la Madonna delle Grazie, stavano sul tratturo Beneventano. Tutte e tre. Quindi si rifocillavano i greggi, davano ospitalità ai pastori, la struttura ecclesiastica faceva anche questo. L'unica era la Madonna del Carmine, che invece si trovava su un bivio. Però anche lì siamo nella stessa, chiamiamola, economia, va? Perché ovviamente all'epoca il tratturo rappresentava l'economia pastorizia. Ora, per le conclusioni, diamo la parola al sindaco di Colle Sannita, però prima vorrei fare una precisazione a Don Sergio, ed è questa. Per quel che ci riguarda, raccogliamo l'invito di studiare la storia locale all'interno delle scuole. Fino ad oggi non è che non è stata fatta, è stata fatta da pochi volenterosi. Bisognerebbe che sia strutturale. Bene, la parola al sindaco. Grazie, ingegnere. Questo ultimo concetto speriamo di metterlo in pratica già nel prossimo anno scolastico, perché io penso che conoscere le proprie radici e la propria storia sia un elemento fondamentale per la formazione di un individuo. Tornando al convegno, invece, io ringrazio i relatori per la passione, la competenza e la professionalità che avete messo nell'esporre e per erudirci sul nostro passato. Per me è stato un convegno molto interessante. Io sono una persona molto curiosa e ho ascoltato degli aneddoti e dei fatti e storia praticamente che non ero a conoscenza, e questa cosa mi ha arricchito dal punto di vista anche emozionale. Voglio fare una premessa. Io non ho parlato prima d'ora con l'architetto Valente, oggi è la prima volta che lo incontro e non ci siamo scambiati neanche un saluto prima d'oggi. Però ha fatto due considerazioni che sono considerazioni che chi mi conosce sa bene quanto teniamo a queste cose. Ha detto: voi avete un bel monumento di un'importanza storica di uno scultore importante, ce ne sono altri tre di questi monumenti uguali, identici. Ebbene, noi nel momento in cui fummo eletti, la prima cosa che abbiamo pensato è riqualificare quel monumento ai caduti, perché probabilmente, dato che
era denominata I Caduti, se ne stava cadendo. E quindi noi lo abbiamo ristrutturato e ripreso e siamo orgogliosi di aver fatto questa cosa. La seconda cosa che voi avete detto, ci sta quel palazzo in piazza, che quando uno entra, purtroppo non è il nostro castello, noi siamo uno dei pochi paesi che non è dotato di castelli. Evidentemente avevano pensato di renderlo castello. La nostra idea e il nostro percorso è quello di risolvere questo annoso problema e stiamo lavorando in questa direzione con tutti quanti gli amministratori e certamente non avremo paura di assumerci le responsabilità, perché nei piccoli paesi si pensa anche al riscontro, caro sindaco, elettorale. Dato che non è il nostro interesse continuare a fare gli amministratori per forza, perché non è la nostra professione. Adesso i sindaci fanno i sindaci o perché sono pazzi, o perché hanno una passione smodata, o per il terzo motivo che accennava l'architetto, ma che non rientra nei canoni della mia amministrazione e di tante amministrazioni che conosco. Quindi sicuramente noi rientriamo nei primi due esempi. E ci assumeremo la responsabilità probabilmente di non avere questo consenso, perché non è mai stata messa una mano, non è stata mai presa una decisione nella risoluzione di questo problema, perché è una struttura dove ci sono circa 10-11 proprietari e voi capite bene che in un paesino piccolo di 2.300 abitanti, quindi di 1.600 votanti, 11 famiglie possono portare consenso oppure non consenso. Dato che la prima cosa che abbiamo deciso di andare avanti è di cercare di lasciare un segno, perché un'amministrazione deve lasciare un segno. E come si lasciano i segni? Lasciando delle opere che non siano dei grattacieli nel deserto. A noi non interessano questi finanziamenti per realizzare una cosa mega galattica. Io sono contrario anche al fatto che domani dovessi pensare che a Colle Sannita possa essere messa una fabbrica, un'industria. Noi abbiamo altre risorse, come diceva il sindaco di Castel dei Giudici, noi ce le abbiamo le risorse. La risorsa più grande che noi abbiamo è la natura che ci ha donato il Signore, e noi la natura non dobbiamo fare nulla, la dobbiamo solamente conservare e valorizzare, ed è questo il nostro limite, perché come diceva sempre il sindaco di Castel dei Giudici, non è vero che da noi non arrivano le risorse, sono arrivate anche da noi, però poi ci sorprendiamo se andiamo in Toscana e ci sono le strutture, gli agriturismi, le aziende, i bed and breakfast che funzionano. Anche qui sono arrivati i finanziamenti, però purtroppo, probabilmente perché non c'è stato un tessuto che si è interfacciato con gli altri paesi, non abbiamo creato una rete come fanno in Trentino, e quindi automaticamente queste strutture sono rimaste abbandonate e adesso sono diventate un problema, perché essendo diventate case di proprietà, e giustamente i proprietari non vogliono pagare la spazzatura perché la casa è troppo grande, e quindi i sindaci hanno sempre questi problemi a rincorrere, ma queste case sono state realizzate con i finanziamenti e dovevano essere preposte a un'altra finalità e non certamente a quella abitativa privata. La valorizzazione dei nostri territori, ma io se valorizzo solo Colle Sannita, che noi abbiamo tre cose di interesse, diciamo così, storico nazionale, ma una volta che una persona da fuori viene a Colle Sannita dopo che è rimasta due giorni, che cosa deve fare il terzo e il quarto giorno a Colle Sannita? Sì, è vero, siamo accoglienti, ci facciamo la partita a carte, ci prendiamo un caffè che costa poco come nei vostri paesi, ma poi uno si annoia. Se invece noi riuscissimo a fare un percorso turistico, storico, naturalistico con gli altri paesi, ma la distanza è uno spazio relativo, è uno spazio mentale, non è più uno spazio di difficoltà di movimento, perché ci sono gli strumenti, ci sono le auto, ci sono le bike elettriche, ci sono tanti percorsi, si fanno le camminate sportive. Noi non possiamo non immaginare di creare anche noi quei percorsi che ci sono sulle Dolomiti, sulle Alpi, già se vai in Toscana, disposti nelle Marche, e qui noi siamo ancora limitati al piccolo orticello nostro, la piccola nostra realtà,
siamo capaci di farci guerra a 2 chilometri, a 3 chilometri, a 4 chilometri, perché dobbiamo dire io sono più bello di te o quantomeno tu sei più brutto perché io sono meno brutto. E il concetto non è questo, e mi fa piacere che il sindaco ha rimarcato che le risorse ci sono, le dobbiamo valorizzare. Io mi sono sempre ripromesso, poi siamo stati un poco sfortunati perché la pandemia che ha attanagliato tutta l'umanità ci ha obbligati a stare chiusi e quindi i rapporti non si sono potuti, diciamo così, allacciare. Mi ero ripromesso di venire a Castel del Giudice perché voi avete uno sponsor importante qui a Colle, che è il mio amico il dottor Giorgio Del Grosso, che sempre dice: Michele, noi dobbiamo andare a vedere a Castel del Giudice. Io voglio vedere, perché noi non abbiamo l'esperienza necessaria per poter intraprendere alcune cose che l'esperienza vi ha portato a risolvere il problema del centro storico, del rifacimento di quelle case che c'è. Noi ci stiamo provando, però avendo la proprietà privata, voi sapete bene come interveniamo noi su un bene privato con dei soldi pubblici. Ci vorrebbe la volontà della proprietà di cederlo, ma anche pagandolo. Però qui si pensa di avere la casa a Piazza Navona, che ci sono aree di sedime, aree che hanno subito il terremoto del 62 e che non sono state donate al comune come la legge prevedeva, perché se tu costruisci e poi l'area deve restare di proprietà del comune. E che cosa si è pensato bene? Di lasciare l'area di sedime di proprietà del proprietario, e hanno delocalizzato l'abitazione in un'altra parte, e adesso i sindaci si trovano con il problema che dobbiamo risolvere il centro storico. E allora io voglio capire come è possibile risolvere questa cosa, perché pure le amministrazioni precedenti, non voglio parlare male, hanno cercato di intervenire in questa direzione, ma è diventata una soluzione irraggiungibile perché, ripeto, i proprietari non sono propensi a cedere il bene, neanche pagandolo, perché si parla di cifre che i comuni, noi sopravviviamo per i trasferimenti dello Stato, i nostri piccoli centri hanno difficoltà a arrivare alla chiusura del bilancio con un bilancio in pareggio, e devi essere una buona massaia per cercare di far quadrare i conti. E quindi io sono curioso di venire a vedere la soluzione, perché mi hanno detto che un borgo è bellissimo, ho avuto modo di vederlo con la rete, in rete è bello in effetti, però volevo capire nel dettaglio a livello amministrativo come è possibile, se potete darci dei suggerimenti in merito a questa soluzione. La cosa che invece a me interessa, è vero che la rappresentazione di Caldora ci accomuna a tutti quanti, ma questo deve essere un punto di partenza per avere dei rapporti seri. Non finirà qua questo nostro rapporto, io spero di allacciarli veramente a livello scolastico, a livello sportivo, a livello culturale, a livello naturalistico e anche a livello goliardico. E potremmo, come è previsto in questo protocollo, scambiarci, possono venire i nostri ragazzi da voi, i vostri ragazzi vengono da noi, le delegazioni, interagire, presentare dei progetti intercomunali che riguardano le nostre 3 comunità. Abbiamo l'elemento che ci accomuna, abbiamo anche la storia che ci accomuna, che quindi quindi potrebbe essere un messaggio da lanciare a tutti, aprendo questo protocollo anche ad altri comuni, perché più ne siamo e meglio è, più partecipiamo e più offerte possiamo dare. L'importante è l'impegno per fare queste cose, perché dove non ci sono soldi che si incassano, dove non ci sono, ci sta solamente l'impegno, perché fino a quando ci sono dobbiamo realizzare un progetto, un dissesto, dobbiamo, e là si interessano tutti, vengono alla fila, voglio fare io, voglio fare io. Queste cose che ha seguito Igor, che ha seguito Tina, che ha seguito la mia amministrazione, che non ci sta un riscontro. Tecnici che ti fanno i progetti non ne trovi, persone che sono disponibili a mettersi in macchina e fare una serie di telefonate, interfacciarsi, tutte, e diventa un impegno. Quindi questa cosa qua non ha un costo economico, ma ha un costo sull'economia della propria vita. Però gli amministratori si sono messi di spontanea volontà a cercare di cambiare le cose, e io spero che tutti quanti insieme voi ci diate una mano, perché voi siete più esperti, ma non perché ci state da prima, perché avete più esperienza, per un fatto anagrafico, e noi siamo predisposti ad ascoltare. Perché vi diceva un mio antenato che il Signore
ci ha donato due orecchie e una lingua per ascoltare due volte e per parlare una volta. E quindi questa cosa qui noi pensiamo di metterla in atto e di utilizzarla per i fini più, diciamo così, utili alle nostre comunità. Io vi ringrazio, spero che il nostro comune sia all'altezza dei vostri comuni, spero che la nostra cittadinanza, ma su questo non ho dubbi, si dimostri accogliente, gentile e spero che vi troviate bene, e la promessa è che noi come delegazione Colle Sannita verremo a farvi visita, perché per noi è stato un onore ospitarvi e voglio onorarvi anche io della nostra presenza, che è importante. Concludo ringraziando con affetto il mio professore Mascia, che all'inizio avevo di, perché io ce l'ho sempre in mente, noi ci sentiamo telefonicamente, è la nostra memoria storica, è la nostra passione, è il nostro collese doc, e quindi lo ringrazio infinitamente, perché anche da, in seguito a una pandemia, cioè in seguito al Covid che lui ha avuto, si è rimesso in sesto ed è sempre qui battagliere, è sempre qui a mostrare l'orgoglio collese. E io lo ringrazio e vi dico, vi voglio bene, voi lo sapete. Ringrazio il relatore, l'ingegnere, che è sempre predisposto, è sempre disponibile con tutta la sua famiglia affinché si facciano questi eventi. Loro lo fanno da sempre e io non ho le parole giuste per ringraziarli adeguatamente. In questo periodo, purtroppo, la qui presente Grazina si sta prendendo proprio l'odio di tutti, perché gestire 200-300 figuranti è come quando io ho fatto l'allenatore. L'allenatore viene odiato da tutti, però qualcuno deve prendere le decisioni, perché altrimenti decidono in 11 e non si va in nessuna direzione. E quindi colgo l'occasione per ringraziare nuovamente Grazina e tutta la famiglia del Grosso e tutti coloro i quali hanno reso possibile questo evento. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo nelle prossime ore e domani. Grazie di cuore a tutti. Ok, grazie Sindaco. Se c'è qualcuno che chiede la parola. Sì, io volevo, prima di tutto, come castellano, a Castel del Giuci i privati erano molto più di 10 e sono stati tutti d'accordo nel cedere la cosa privata. Invece io porto i saluti del sindaco di Carpinone, che purtroppo lui vuole aderire a questa iniziativa, però questo oggi era impegnato sia dal punto di vista professionale che familiare. Carpinone era un luogo dove c'è il castello Caldora, e poi pure Antonio Caldora è vissuto a Carpinone, se non sbaglio, Franco. Perciò, e lui voleva anche lui aderire all'iniziativa. Poi c'era Civita Luparella, che è un altro luogo caratteristico, e vuole pure loro vogliono aderire a solo un piacere. Ok, va bene, grazie. Io ringrazio il sindaco per le sue parole rivolte nei miei confronti e nei confronti della nostra famiglia. Ci conosciamo da tempo, lui sa benissimo qual è la mia passione per questo paese dove sono nato e continuo a vivere, ho svolto la mia attività professionale, ma anche per il territorio sannita. E voglio complimentarmi con Isernia, diciamo qui poi ci spostiamo un po' nella provincia dell'Aquila, con la provincia di Isernia, per quello che ha fatto e per quello che sta facendo per valorizzare questa cultura. Grazie. Si passa alla firma del protocollo. Sì.
Grazie.